Un'ispezione sulla protesica dell'anca e del ginocchio, molto interessante, che ha rilevato come ci siano bisogno di interventi di sistema, perché molti dati non sono rintracciabili dalle cartelle cliniche. E quindi, per esempio, per la revisione e rimozione delle protesi del ginocchio abbiamo la possibilità di esaminare solo il 20% delle cartelle cliniche che contengono i dati complessivi, le informazioni complessive. 25.000 protesi dell'anca e 15.000 del ginocchio sono numeri rilevanti nel triennio 2010-2012, che denotano come un'importante fetta di queste operazioni siano fatte dal privato, ed è necessario attivare controllo adeguato e quindi un tavolo tecnico e un registro regionale per le protesi, per gli impianti di protesi. È necessario per avere informazioni e soprattutto per attivare la metodologica appropriata. Non possiamo appunto rinunciare al controllo, anche perché un intervento di protesi costa circa 10.000 euro e chiaramente questo è quello che la struttura pubblica paga al privato.